Ciao, sono la dottoressa Manuela Sappracone. Sai come scegliere un buon salmone affumicato? Sulle nostre tavole in questi giorni il salmone è sempre presente, ma è importante saper leggere l'etichetta e scegliere un salmone di buona qualità. Il salmone può essere affumicato in due modi, cioè il salmone affumicato a caldo e il salmone affumicato a freddo. Dal punto di vista nutrizionale, quindi nel contenuto di vitamine del gruppo B, di vitamina D, diciamo che sono pressoché simili. Quello che cambia però è il contenuto dei grassi omega 3 e del sale. Il salmone affumicato a caldo, infatti, essendo trattato a temperature molto elevate, la carne viene cotta in maniera migliore e questo permette la conservazione dei grassi omega 3 e un minor contenuto di sale. Mentre il salmone che viene affumicato a freddo viene prima trattato e stagionato con sale e poi affumicato a delle temperature non troppo elevate. Questo determina una quantità di sale sicuramente maggiore. Dal punto di vista delle proteine, invece, sono sovrapponibili, il quantitativo è molto simile. Attenzione anche ad acquistare del salmone che contiene delle parti scure, dei bordi scuri. In quel caso, sicuramente il salmone è stato tagliato male, sono state scelte delle parti meno pregiate. È importante leggere l'etichetta, il salmone non deve contenere sale o altri conservanti che servono a migliorarne, il sapore. L'etichetta deve avere sempre una scritta in blu MSC che sta ad indicare che quel tipo di salmone è stato allevato o pescato rispettando e valorizzando quelli che sono gli ecosistemi marini. Poi c'è sempre il dubbio se scegliere il salmone, diciamo, d'allevamento o il salmone selvaggio, quindi quello pescato. Sicuramente il salmone pescato contiene grassi omega 3 pregiati in quantità maggiore, il pesce è più magro, quindi la carne è di buona qualità, ma è possibile comunque trovare del pesce d'allevamento di ottima qualità. Inoltre, un'altra scelta che spesso non sappiamo fare è se scegliere salmone scozzese o norvegese. Sono entrambi dei salmoni di ottima qualità. Il salmone norvegese è un salmone diciamo più magro, quindi pescato nelle acque del nord, pescato nelle acque fredde dei fiordi della Norvegia, mentre il salmone scozzese è un salmone diciamo dalla qualità sicuramente migliore, con una carne molto più tenera e burrosa. Buone feste e buon appetito a tutti!